Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 9, seconda fase, del Club della Scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante, Cosimo Di Vicaro, aveva pronosticato Chelsea Wolverhampton 1, finito 1-1 perdente, Sampdoria Atalanta XO Gol, finito 1-2 vincente, Fiorentina Lazio XO Gol, finito 1-1 vincente. Poi abbiamo Luigi Cafagna, che aveva pronosticato Roma Empoli 1, finito 2-1 vincente, Ren Can multigol da 2-4, 3-1 vincente, e Frosinone Torino multigol da 2-4, 1-2 vincente. Poi abbiamo Christian Fox, che aveva pronosticato Juventus Udinese 1-1,5, finito 4-1, vincente, Parma Genoa 1x, finito 1-0, vincente, e Lecce Foggia over 2,5, finito 1-0, perdente. Andiamo avanti, abbiamo Vincenzo Colucci, che aveva pronosticato Arsenal Manchester United XO Goal, finito 2-0, perdente, Olympic Marsiglia Nizza 1, finito 1-0, vincente, e Spezia Padova 1, finito 0-2, perdente. Poi abbiamo Alessandro Crudo, che aveva pronosticato Bayern Monaco Wolfsburg 1 e under 3,5, finito 6-0, perdente, Hoffenheim Norimberga 1 e over 2,5, finito 2-1, vincente, e Hannover Bayer Leverkusen, finito 2-3, vincente. Poi abbiamo Andrea Campese, con Chievo Verona 2, Chievo Verona Milan 2, finito 1-2, vincente, Inter Spal 1 over 1,5, finito 2-0, vincente, e Borussia Dortmund Stoccarda over 2,5, finito 3-1, vincente. Allora, vediamo chi passa il turno. Cosimo Di Vicaro no, perché ne ha persa una. Luigi Cafagna passa il turno perché le ha prese ha preso tutte e tre le partite. Christian Fox non passa il turno perché ne ha persa una. Vincenzo Colucci non passa il turno perché ne ha perse due. Alessandro Crudo non passa il turno perché ne ha persa una. E Andrea Campese passa il turno perché le ha prese tutte e tre le partite. Dunque, solo quelli che elencherò adesso, che sono Luigi Cafagna e Andrea Campese, sotto questo video, con un commento, devono pronosticare 10 partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Serie A, Serie B, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana, da venerdì 15 fino a lunedì 18 marzo. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle 10 partite entro giovedì 14 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro giovedì, ho pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla terza fase di questo gioco del Club della Scommessa numero 9. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!